mente. Parallelamente alla ingegneria sociale, alla manipolazione sociale, c'è quella dell'ingegneria del detto, cioè far sentire in colpa una persona, farla sentire in debito con qualcuno. Nella manipolazione questo meccanismo, cioè quello di farsi sentire in colpa, in debito, è una strategia per la vendita. Perché molta pubblicità ha come target il bambino o i bambini? Perché in un'assenza di reale e giusta educazione dei genitori, oggi i genitori sono assenti nell'arte genitoriale, sono assenti perché sono travolti dalla moneta debita e quindi devono fare tre lavori, quattro lavori, cinque lavori, devono stare tanto tempo al lavoro che tolgono ai bambini e quindi si sentono in colpa verso i bambini. Al bambino gli viene mostrato il modello della società dove il ricco ha ragione e il povero ha torto, quello vestito bene ha ragione, quello vestito male è un pezzente. E questo stile di vita viene proposto, dove tutto è colorato, è bello, è giusto, dove invece il ricco ha sempre ragione, proprio perché è ricco, quello che è vestito bene, quindi è ricco, ha ragione per definizione, invece il poveraccio ha torto per definizione. Questo modello viene fuori dal neoliberismo, che è, abbiamo detto tante volte, lo strato culturale dove si innesca appunto la moneta debito, quella che dice che devi competere, quindi la competizione, che significa che uno vince e uno perde, quello che vince ha ragione, quello che perde sono affari suoi, devi competere, un lavaggio di cervello. Per quanti anni con l'ingegneria del consenso, l'ingegneria sociale, la manipolazione e l'ingegneria del debito ci hanno modellato, dovete competere, la competizione, la umana società non deve competere, deve cooperare, deve convivere, deve essere compassionevole, però ci hanno talmente lavato il cervello che due bambini con la bicicletta, vediamo chi vince, i cartoni animati, uno dietro l'altro, tra l'altro cartoni animati dove non si parla mai di Dio, dove non si parla mai di spiritualità, ma c'è una specie di finta morale umanistica che viene proposta, ma sempre con nascosto il modello chi vince e chi perde, chi vince è buono e giusto, chi perde è un povero disperato, capito? Sì, c'è una specie di buonismo, ma alla fine quello che passa è la competizione che poi, una volta che la radi nei bambini fino a 10 anni di classe come vuoi, una volta che hai fatto attecchire la cultura del ricco e bello, povero e sbagliato, devi essere vincente per tutta la vita, rincorrerai il denaro. Denaro ovviamente che non raggiungerà mai, salvo non usare le stesse regole di chi il denaro lo gestisce, ovvero regole truffaldine. Come dicevo, non esiste nel neoliberismo lo status di normalità. Nel neoliberismo esiste chi vince e chi perde, chi fotte e chi viene fottuto, scusatemi il termine, ma almeno è chiaro, il passaggio è chiaro, cioè o il furbo o lo stupido. Lo stato di normalità il neoliberismo non lo prevede, prevede il furbo e lo stupido che viene fregato dal furbo. Quello che presta denaro è quello che se lo fa prestare. Poi c'è quello che arrabatta tutta la vita per rincorrere il denaro, per cercare di stare a galla, ma sapete che il sistema gli erode la vita. Come dicevo prima, non solo negli anni 60, 70, anche inizio 80, diciamo, fino a metà degli anni 80, un solo stipendio andava bene. Poi nell'81 sapete che c'è stata la divisione.
relazione tra il divorzio, lo chiamo, tra il Ministero del Tesoro e Banca d'Italia, si cominciò a mettere i titoli di Stato sul mercato estero e da lì in poco il fenomeno del debitorio andò alle stelle, il nostro debito pubblico schizzò proprio perché i titoli di Stato, anziché essere messi sul mercato interno, e cioè per incentivare il risparmio privato dei cittadini, invece fu dato in pasto agli avvoltoi dei mercati internazionali. Ovviamente un conto è che la banca sovrana copre l'interesse e quei soldi rimangono radicati sul territorio italiano, un conto è che questi soldi invece vanno via. Considerate che negli ultimi anni la media era di 50, 60, 70 miliardi l'anno di ricchezza che andava via dall'Italia. Cioè ogni anno noi paghiamo dai 50 ai 70 miliardi di interessi che vanno via, e ricchezza che va via dall'Italia. Pensate se invece questi soldi rimanevano sul territorio, cioè ritornavano alla mamma che comprava i botti, CCT, eccetera, eccetera. Quindi la cultura del debito, l'ingegneria del debito, della sottomissione, perché si dice al cittadino che è evasore, no? Evasore per definizione, devi pagare tasse, perché non paghi le tasse? Perché lo Stato non ha più la funzione di svolgere, come tra l'altro prevede sta benedetta Costituzione, la difesa del territorio, lo sviluppo del cittadino, lo sviluppo del benessere del popolo che vive su questo territorio, lo sviluppo sociale dell'impresa. No, ormai lo Stato è stato modificato in un'agenzia di recupero crediti, quindi ha l'unico compito è quello di prosciugare la ricchezza dei cittadini e versarla nelle tasche dei banchieri internazionali. L'interesse che non viene coperto da moneta sovrana si va direttamente a scaricare sui prezzi, come vi spiegavo in qualche video fa, perché i prezzi aumentano sempre, perché aumenta sempre tutto, l'avidità umana, ma soprattutto la moneta debito, perché quell'interesse che noi non copriamo con la moneta sovrana e che se ne va via, si scarica su tutta la catena della produzione e va a finire sul prezzo finale dei cittadini. Quindi direttamente con le tasse e indirettamente sull'aumento dei prezzi, l'interesse finale, oltre che al taglio di servizi, taglio della sanità, taglio della scuola, taglio degli investimenti, taglio sulla finanza che potrebbe essere usata per migliorare le strade, per migliorare le scuole, per migliorare i bacini, per finanziare i distretti industriali, viene tutto invece tagliato. Perché? Perché lo Stato prima deve pensare al famoso pareggio di bilancio. Perché è stato modificato l'articolo 81 della Costituzione? Proprio per obbligare gli Stati a non andare a deficit ma a pagare i banchieri, perché prima io sono la tua che scrissi un libro che si chiamava Ipoteca sulla vita, dove il sottotitolo è io sono la tua banca, non avrai altro debito che con me. Ribadisco che i veri ecologisti, quelli veri, non quelli che si sentono tali ma non hanno capito nulla, dovrebbero essere assolutamente i primi ad aver capito il problema della moneta debito e a combatterla nella maniera più feroce, perché il consumismo è nato per servire la moneta debito, la moneta usuraia, oltre che l'avidità anche dei produttori, costruttori, eccetera, eccetera, perché devi consumare per far girare più moneta. Il banchiere ha tutto l'interesse che giri più moneta possibile, così come quello che produce gelati ha la gioia che si vendano più gelati possibili per incassare, lo stesso farà il banchiere, perché hanno monetizzato ogni sfera della nostra vita. Oggi non si può fare nulla senza denaro, anche l'affetto di un caro, anche crescere un figlio, anche perché
privatizzano tutto. Perché si privatizza l'acqua? Perché si privatizza la sanità? Perché si privatizzano gli asset, le autostrade, le telefonie? Prima perché anche su questo ci guadagnano le multinazionali di settore, ma soprattutto perché più si privatizza più gira denaro. Più gira denaro, più genera interesse per il banchiere. Non è che ci vuole sta grande scienza per capirlo. Ecco perché certe cose non devono essere privatizzate, ma devono rimanere in asset agli stati, perché lo Stato ha un altro obiettivo. Mentre il privato, l'azienda privata e il banchiere, tutte e due, hanno un obiettivo che è curare gli interessi, il guadagno e il margine, lo Stato non ha questo obiettivo, lo Stato deve rendere un servizio. In ultimo chiudo che la signora Giorgia Meloni sta facendo uno spot, anzi ho fatto questo video proprio perché voglio in qualche maniera rispondere allo spot della Meloni. Dice: lo Stato non genera ricchezza e non crea posti di lavoro. Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo, signora Meloni? Ti dovrei chiamare Giorgia perché abbiamo militato insieme in destra sociale. Purtroppo ho commesso un errore, faccio outing. Poi probabilmente, poi io me ne sono uscito per disperato nel 2000-2001, ma si fa a dire una frase del genere? Lo Stato non genera lavoro, non genera posti di lavoro, non genera ricchezza. Ma questa è una bestemmia allo Stato puro. Perché Finmeccanica cosa faceva? Perché Telecom cosa faceva? Ma perché gli stipendi che si danno ai dipendenti pubblici cosa fanno? Non generano ricchezza? Non generano posti di lavoro? Perché sti signori non vanno a comprare poi chi la macchina, chi la casa al figlio, chi il cibo? Quindi di cosa stiamo parlando? È uno spot al neoliberismo. Oltre al fatto che lo Stato, nella famosa terza via, non comunismo, non neoliberismo, ma lo Stato anche lui capitalista, come lo era l'Italia con l'IRI, come lo era l'Italia con l'IRI, generava profitto. Quindi non diciamo eresie, non diciamo assolutamente eresie, perché questo è un puro spot al neoliberismo. Poi che l'imprenditore sia da tutelare, salvaguardare, finanziare, aiutare, è un altro discorso che va fatto assolutamente, ma non diciamo che lo Stato non genera ricchezza, non genera posti di lavoro, perché se l'Italia era arrivata a essere la quarta potenza mondiale è proprio perché lo Stato generava ricchezza e posti di lavoro. Va bene. Dovevo dire altri due concetti sulla questione monetaria, ma poi troppi argomenti diventano indigesti, quindi questo blocco di ingegneria del consenso, ingegneria del debito, lo chiudo qui e vedremo altri aspetti ricapitolando. No, caro saluto.